scrivono parole dolcissime, bellissime. Chiamami, ti prego, ti risponderò subito. Ma quando le chiamiamo ci prendono a parole, ho già attaccato il telefono in faccia, ma non ci rispondono, ma perché? Vabbè. Che se li fate voi a noi? Ciao ragazze! Ciao ragazzi! Si sta spiegando anche la batteria. Eccoci qua con un nuovo video, io sono Carita Dolce, lei è Nenzia Mara, la mia sorellina. Siamo qua per fare un video degli scherzi telefonici, finalmente ce l'avete richiestissimo. Già ne abbiamo fatti tre, vi lasciamo tutti i link nelle box, informazioni, numeri di telefono. Se volete essere chiamati nelle mail, non lasciate nei commenti i numeri di telefono, altrimenti vorrebbe chiamare qualche maniaco. Quindi, Carita Dolce speciale, @discali.it, mandateci una mail con il vostro numero e nome e noi vi chiameremo nel prossimo video scherzi. Lasciateci un bel pollice in su, ai 20.000 like faremo un altro scherzi telefonici. Sonia, rispondici. Aia, un po' mi scaldo sto culone. Pronto? Sonia? Sì? L'ho chiamata per fare un sondaggio. No, Carlita. No, veramente sono Nancy comunque. Ciao, ciao, ci hai beccato subito. Guarda, mi ci hai dato tutti i video, mica lo scemo. Volevo fare un sondaggio sulla farina di ceci, mannaggia. Buonissima, fantastica. Guarda che sta cercando a portare tutti, ragazzi. Ti stiamo chiamando per il nostro video scherzi telefonici. No, siete fantastici. Grazie. Tesoro, grazie perché guardi i nostri video. Grazie per seguirci. Un bacio grandissimo. Grazie, grazie mille. Ciao, ciao. Ciao. La nostra amica Sonia è stata carinissima di Bologna. Un grazie bacio a tutti i bolognesi e le nostre amiche bolognesi. La Adina. E viva la bolognese anche. La Adina. Anche la Adina. La cosa buona. Andiamo. Tutte quelle cose simpatiche che ho fatto. Ma che si è cancellata una parte che stiamo registrando. Che ha fatto lo scherzo a una ragazza simpaticissima di Napoli e mi dispiace non mettere quella. Voleva anche salutare il suo ragazzo. Mi ricordo, il ragazzo si chiama Cecco. Tesoro, mi dispiace tanto, non, purtroppo non poter mettere quella parte. Lei ci ha ringraziato tantissimo, certo che ci segue sempre. Però ti mando un bacio a te e Cecco. Veronica, rispondici tu. Oggi è giornata sfigata, praticamente si è scaricato tutto il mio cellulare. Sia la batteria che i soldi, la videocamera è scarica, si sono cancellati i filmati degli scherzi, non ci rispondete, oddio, è possibile? La sfiga, che poi io mi chiedo, ma com'è possibile che nel 2016 ci sono persone che spengono il cellulare, addirittura non rispondono, solo a noi ci capitano, no? Chiara? Chiara, sei una fata? Sei bellissima. È bellissima, ragazzi, Chiara? Sì. Ciao, ti chiamo dagli studi Mediaset. Sei stata la fortunata vincitrice per entrare nella casa del grande fratello VIP. Sei contenta? No. No. No, tu sai che non sei contenta, Chiara, ok. È bellissima, faccio così. No, fai serio, un manico serio. Bellissima. No. Serena, ciao. Serena. Sì. Io ti devo fare una confessione. Io sono un tuo ammiratore segreto. Ti ho visto la filmata da Strong, mi sono innamorata di te, Serena. Sì, sì. Serena, io ti ho visto a Fuorigrotta, a Napoli. Tu sei bellissima, sei una fata, Serena. No, no, aspetta, io non ti sono mai stata fuori grossa. No, Serena, no. Sono una persona che tu conosci, però non ti posso svelare chi sono, perché sono un tuo ammiratore segreto. Io mi sono innamorata di te, ci possiamo incontrare. Che cosa? Non ho capito. Sono innamorata di te. No. Serena, sei bellissima, ti giuro, Serena, sei una fata. Serena? Ho capito chi sei, però non so se è la persona che conosco io. Dai, secondo... sì, sono, sì, dai, dici, spara, dici il nome. Carlita. Speravo che dicessi il nome di qualche ragazzo.
video. Ciao. Ciao Serena, ciao. Nicoletta, la casa del grande fratello VIP aspetta a te. Ma non risposto, Nicoletta. Sto preparando. Io sono Ilari. Io sono Ilari. Io sono posto signorini. Sono Ilari Blasi, ben bardi. Qua c'è anche Totti. Ciao, vi faccio un gol. Totti, faccio un gol. No, che si chiama? Madonna mia, Vodafone, hai vinto! Mannaggia! Perché spegnete i cellulari? Perché li spegnete? No, non rispondono! Non rispondono! No! Amy, magica! Magica Amy! Gira, gira, magica, magica! Che raffella che fa! Magica! Magica, magica Amy! Magica, magica Amy! Magica, magica perché mamma! Mamma che... Mio, è finito! Certo, non ci dite le parolacce, non siete voi! Ma com'è che in ogni video i nostri scherzi telefonici riempito di parolacce? Ma la cosa bella, sapete fare, è che nei messaggi delle mail bellissime, ciao ti adoro, ti guardo sempre, ti prego chiamami, ti risponderò, poi le chiamiamo parolacce, ci insulta, ci attacca di telefono. Ma mai magica? Magica Amy, gira, gira, gira. No, non la chiamiamo di nuovo, che questa veramente ci fa restare. Ti hai scioccato, Amy, io pensavo fosse una bimba. La avete detto, e mamma, la madonna, mi faccio saltare. Non mi chiami Bitto. Sì. Sabri. Usa la voce, ma se alla voce decido lo scherzo, io faccio un improvvisato. Sabrina! Ciao! Sei la fortunata estratta per entrare nella casa del grande fratello VIP! Sì, sono io, Sara! Sofia? So, è come il libro Il mondo di Sofia, è bello, un bel libro filosofico. Il mondo di Sofia, leggi. Sofia? Ciao! Sì. Sei la fortunata vincitrice di un'estrazione per entrare nella casa del grande fratello VIP. Sei contenta? Abbiamo buttato il libro di carità dolce. Nessuno vuole rispondere al sondaggio della farina di Procediamo con un altro scherzo nuovo, dai. Sul il grande fratello. Vai. Ma viaggio, no. Viaggio. Sei maschio o femmina? No. Chiamiamo José. José. José Cristina sta per entrare nella casa del grande fratello. Sei pronta? Io sono Ilari Brasi. Oh. Io sono molto signorina. Ci stai qua. Ma dai. Amo. Saluta Cristina. Cristina sei stata nominata. E già sei stata eliminata. Giuseppina barra Elenia. C'è un doppio nome. Amy, rispondici. Magica, magica Amy. Magica, magica Amy. Magica. E vai con le parolacce. Yeah, grazie Amy. Anche tu a scuola dalle orsoline. Sono simpatica. Mariangela. Chi è? Ciao.
chiamo da Mediaset. Siamo selezionati. Sì, dimmi. Sì, sono io. Ciao. Ciao tesoro, mi hai scoperto subito. Oh mio Dio, mi sembra un po' vero. Che Nancy. Sì, ciao. Ciao bella. Vuoi fare un salutino? Stai nel video. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Scusa, Lorenzo oggi è affetta da spintarella. Spintarella time. Aspettate pure di Paolo Morales. Ciao, complimenti. C'è Giulia? Giulia? Posso parlare con Giulia? Con chi parlo? Chiamo dagli studi Mediaset. Quindi, con chi parlo? Io sono responsabile studi Mediaset, grande fratello VIP. Semplicemente un gioco che stiamo facendo, se me la può passare un attimo, se no non fa nulla. Indovina chi sono? Ciao! Yeah! C'è anche lei! Ciao Giulia! Addio Giulia! Ciao Giulia! Addio! Ciao! Nel paese delle meraviglie. Alice, possiamo dire quella? Sono pronto? Alice! Hai vinto! Ciao Alice! Ti chiamo da Mediaset Premium! Stiamo selezionando tre concorrenti per la casa del grande fratello VIP. Pronto? Alice? Ti senti? Sì. Entrare nella casa del grande fratello VIP. Alice? Se vengo a casa tua ti faccio vedere il grande fratello. Io sono Ilaria, Alice. Io faccio signorini. Ragazzi, meglio concludere qua questo video, perché purtroppo oggi è stata una giornata sfortunata. Sì, ci sono state un sacco di scherzi che abbiamo fatto. Sì, abbiamo fatto tanti scherzi. Ci dispiace che le ragazze ci hanno risposto, era stato molto divertente, ma purtroppo ho avuto un problema con la memory card, un problema col cellulare, un problema con la team, Dio, un casino. Noi sorridiamo sempre. Ma noi sorridiamo sempre, nonostante il disagio e la sfiga, sì. Mi raccomando, quindi, almeno voi, per lo sforzo lasciateci un po' di sollevateci il morale con tanti like, così vi facciamo subito, nei prossimi giorni, dobbiamo fare subito, un altro. Dai, facciamo subito un altro, nei prossimi giorni, quindi preparatevi alle nostre telefonate, rispondeteci e lasciateci tutti i vostri nomi, nome e numero di telefono in una mail su caritadolcespeciale@tiscale.it. Vi mandiamo tanti tanti baci. Ma... ciao ciao. Ciao.